Si tornerà a correre giostra quest'anno con un'unica edizione, quella del 5 settembre, viene meno così l'ipotesi di un'edizione straordinaria a fine agosto per recuperare l'edizione notturna di giugno che si sarebbe dovuta svolgere sabato 19 in Piazza Grande. Questa la linea scelta e condivisa dalla consulta dei quartieri. La consulta commenta il sindaco Alessandro Ghinelli ha ritenuto che l'ipotesi di due giostre consecutive a distanza di una settimana l'una dall'altra snaturasse la tradizione della giostra e rendesse oltremodo pesante l'impegno dei quartieri. Ci prepariamo dunque a predisporre un progetto per la giostra di settembre adottando. Tutte le prescrizioni necessarie a renderne lo svolgimento compatibile con il periodo pandemico. Una volta ultimato il piano sarà proposto al tavolo per la sicurezza pubblica di cui chiederò convocazioni al prefetto. Già stabilite intanto alcune delle metodologie da utilizzare per organizzare l'evento in sicurezza. La proposta della consulta è che tutti i figuranti che parteciperanno all'edizione del 5 settembre, spiega Ghinelli, vengano sottoposti a tampone rapido nelle 48 ore precedenti. Precedenti. Inoltre, proporremo all'Asla una sorta di Saracino dei per la vaccinazione, concordando due date nelle quali far vaccinare con entrambe le dosi tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione, i cui nomi dovranno essere forniti da quartieri e associazioni con tempistiche adeguate. Per quanto riguarda il pubblico presente in Piazza Grande, non saranno predisposti posti in piedi, mentre le tribune saranno attrezzate con posti a sedere e distanziati come previsto dalla normativa già presi in esame infine anche le cerimonie collaterali. In tutti i momenti che prevedono la presenza del popolo saranno previsti spazi distanziati per il pubblico. Anticipa Ghinelli, che conclude il mondo della giostra è pronto ed in grado di adottare tutti gli aspetti precauzionali necessari per correre a settembre.